in computer di guadagnare tempo. Tenere aperta la mangiatoia. Comunque, per non pensare riguardi solo il sud, vi faccio vedere cosa abbiamo trovato in Emilia, che pure lì. Guardate un po'. Mi viene in mente di fare un giro per guardare come era messo. Arrivo, vedo i pietrini delle rampe tutti di venti. Vado su nelle camere perché c'erano copriletti, tende, vedi, copriletti tutti rosicchiati dai topi, le moquette pure. Cioè, mi è venuto uno sconforto, ho detto, ma che fine ha fatto la terra di mio padre? Uno spreco enorme, una cattedrale nel deserto costata solo negli anni 70 oltre 2 miliardi di lire. Siamo a San Benedetto Val di Sambro, a metà strada tra Bologna e Firenze. Qui viene inaugurata 40 anni fa la veneristica struttura dell'Anvil per assistere gli invalidi sul lavoro. Un vero gioiello, 6.000 metri quadrati, 72 camere, 120 posti letto. Oggi è terra buona per vandali e cinghiali. Io ricordo gli inizi perché la terra era di mio padre, quindi è stato convinto a donare la terra al comune e noi figli abbiamo detto sì, viene un po' di bene per il paese. Questa, Pietro, era l'ingresso principale, che da qui si accedeva a tutti i posti, dalle scuole, dalle aule, dalla sala delle riunioni, che era questa, si andava alla chiesa e alle camere che erano in alto. Poi dietro avevamo la piscina e su in fondo tutti i laboratori, avevamo i laboratori. Era già anche arredata con le lenzuola. Le camere, tutto era completamente finito. Da allora ad oggi non c'è mai stato nessuno dentro. Mai stato nessuno dentro. Ecco, eppure tutte le amministrazioni hanno promesso di metterci le mani o di fare in modo di sistemare questa struttura. Tanto, sai, sotto le elezioni dicevano che lo riaprivano, che facevano, perché poi la gente a un certo punto poi non ci ha creduto più, ci credevano agli inizi quando era ancora imperfetto. Le macchine già ci cantano la marcia funebre. 4.500 abitanti, San Benedetto ci contava sull'ex centro Anvil, prometteva lavoro, servizi, turismo sanitario. Dopo 20 anni, mentre per legge passava l'INAIL, era già un rudere e chi aveva provato a fare dei progetti per ridare vita a quello che stava diventando un mostro ecologico si è dovuto arrendere a Tangentopoli, in prigione finiscono i vertici INAIL. Saltano anche i finanziamenti del Giubileo del 2000 che in un primo tempo aveva messo sul piatto ben 25 miliardi per la ristrutturazione. Dopo 40 anni c'è un sindaco che non ha più molte speranze. Ripudiato sarà. La proprietà, volendo, potrebbe farci qualunque cosa. Manca la volontà e mancano naturalmente degli interlocutori che possono farle queste cose. Qui e quindi l'INEL adesso dice: io l'unica possibilità che ho è affittarla a dei privati, oppure se lo Stato volesse io posso venderla se c'è qualcuno che la vuole comprare, questo è. Piante infestanti e degrado, dunque dopo lo sperpero di soldi pubblici anche un pericolo ecologico. C'è anche amianto nella struttura ex Anvil. Sì, questo è uno dei problemi, non il principale, però va affrontato anche quello in termini di intervento, di sopralluogo e bonifica. Ci sembra un tipico monumento allo spreco, quantità enormi di risorse finanziarie impegnate per la costruzione di un centro polifunzionale che non è mai stato aperto, non ha mai funzionato. E quindi o si abbatte tutto per rinaturalizzare l'area, oppure più saggiamente si recupera, si ripristina e si destina l'immobile a un riuso socialmente utile. Allora, siamo nella civilissima Emilia, San Benedetto Val di Sambro, dove l'INAIL, abbiamo qui con noi Carlo Gasperini, che è il direttore del patrimonio dell'INAIL. Esatto. Ma pensate di venderla veramente quella roba lì? Volevamo tentare. Ci dica la verità, no, perché senso, la vedo durissima. Sì, esattamente, è durissima, però è l'ultimo tentativo che ci è rimasto, nel senso che innanzitutto volevo fare qualche precisazione. L'INAIL ha comprato nel 91 quell'immobile che già era in uno stato di semiabbandono.
l'ha comprato nell'ambito di un accordo di programma con la regione Emilia-Romagna che prevedeva, come diceva il cittadino, uno sviluppo. Ci viene dato un pacco, diciamo, alla regione Emilia-Romagna. Così. Questo l'ha detto lei. No, però c'era un accordo nel quale era prevista l'implementazione del nostro centro di ricorso di Butrio, nel quale facciamo protesi per gli infortunati, e poi era previsto, visto che l'immobile è abbastanza grande, esercitare in quello stabile un centro di riabilitazione motoria sia rivolto agli infortunati sia rivolto a. Ma c'è l'amianto dentro, come temono i cittadini della zona? Su questo adesso non lo so, faremo fare delle verifiche. A me non risulta, però magari potremo fare delle verifiche da parte delle nostre consulenze tecniche per vedere se c'è dell'amianto. Diciamo che quindi però questo accordo di programma, visto gli alti costi di riqualificazione dell'immobile, perché ripeto, l'immobile già nel 91-92 era in stato di semiabbandono, visto che poi con la regione pure non c'è stato un accordo perché era prevista l'assunzione di un certo numero di personale e certe cose, quindi in realtà nel 2003 l'istituto ha deciso di rinunciare all'iniziativa e di dedicare. Quindi è rimasto il router e sono scomparsi i soldi, questo è un sì, po' il succo. E tra l'altro anche per riferimento al servizio, diciamo che noi l'abbiamo pagato meno di 2 miliardi di euro, non so a che si riferiva quell'importo, però insomma noi l'abbiamo pagato meno. Yeah. Alla regione, comunque, acquistato dalla regione Emilia Romagna. Quello che serve. Ora, a questo punto, 2 miliardi. No, a questo punto c'è il sindaco con cui abbiamo parlato, effettivamente noi eravamo anche disposti a riqualificarlo purché ci fosse qualche amministrazione che era interessato poi a tenerlo, a gestirlo. E a questo c'è. Punto, siccome non c'è nessuno, abbiamo ricevuto qualche manifestazione da privati per l'acquisto, in realtà. Sembra per fare strutture probabilmente per gli anziani, quindi vorremmo tentare di metterlo in vendita utilizzando le procedure di evidenza pubblica, quindi noi abbiamo un accordo col Consiglio Nazionale del Notariato che ci gestisce l'aste pubblica. Il sospetto che mi viene, devo dire, sarò malpensante, è che quei privati che vogliono comprare pensano di poter avere altri fondi pubblici prima o poi per metterlo a posto, perché sennò non capisco perché si compra una roba del genere. Ah, così, no? Mi viene questo sospetto. Rosanna voleva dire qualcosa. Io volevo... Rosanna, voglio dirlo per chi non se la ricorda, è una nostra amica, viene spesso a trovarci, è un'esodata, fa parte esattamente, di quella categoria già senza creata da quella, senza... dalla riforma cioè, della per niente, non percepisco nulla già, di fatto, quindi sono... Però è il tempo che venirci a trovare e per che... ragionare sul paese. Sì, sì, che nell'Inps diciamo, si decide a mandare queste lettere e sapere se stiamo dentro o se stiamo fuori, insomma questa è la situazione. No, quello che volevo, diciamo, forse è provocatoria, ma voglio dire, qualche volta bisogna pure farlo. Quando si dice che non esistono i partiti, dalla Prima Repubblica è nata la Seconda, i partiti man mano si sono sfaldati. I partiti percepiscono soldi, hanno finanziamenti. Rimborsi, proprio per, certo, hanno cambiato nome, ma non la veste, perché prima erano finanziamenti illeciti, adesso sono rimborsi. Percepiscono soldi, quindi sono... Io la chiamo un'azienda commerciale. Allora, a questo punto, quando trovano qualche politico, deputato, che all'interno ruba o fa qualche cosa, che sia il politico, che sia il partito ad essere responsabile, e quindi il partito a rifondere i soldi che sono eventualmente stati rubati. Quindi una sorta di, come dire, di responsabilità da parte del partito. Temo che non abbiamo il tempo di raccogliere una risposta, però io...